Buongiorno, oggi ci troviamo all'interno dell'Istituto Statale per Sordi di Roma, in via Nomentana 56. E siamo in compagnia di Luca Tedori, storico bibliotecario e archivista dell'Istituto, e del nostro interprete Walter Longoni, che ci aiuterà a conversare in questi minuti che trascorreremo insieme. L'Istituto Statale per Sordi di Roma è stato fondato nel 1784 ed è stata la prima scuola pubblica per sordi in Italia. Oggi, come si organizza, come è organizzato questo istituto e quali attività garantisce alla comunità? Allora, oggi l'istituto ovviamente non è più una scuola, nel senso, tanti anni fa c'è stata una legge, la legge Bassanini, che ha deciso che questo istituto dovesse diventare un ente di sostegno all'integrazione delle persone sorde. È una legge che è rimasta bloccata a metà strada perché non hanno mai prodotto regolamento attuativo, ma di fatto l'istituto si è trasformato anche senza legge, è diventato un ente che opera in vari settori per favorire l'inclusione delle persone sorde. E quindi ha un taglio trasversale in sua attività, anche perché è l'unico ente dello Stato che si occupi di persone sorde in maniera sistematica ed esclusiva. Quindi al massimo è diviso in una serie di attività che comprendono uno sportello sulla sordità che si occupa di fare consulenza, assistenza, informazione, anche advocacy, comunque si occupa di famiglie che hanno figli sordi, familiari, gli aiuta nella scelta della scuola, struttura dei percorsi di intervento per famiglie che di fronte a un figlio sordo non sanno che fare, perché poi generalmente le persone sorde nascono in famiglie di denti, nel 95% dei casi è così, e queste famiglie sanno poco o nulla di sordità. Quindi c'è questo sportello di prima consulenza che serve a indirizzare più che altro le famiglie, ma serve anche per le persone adulte. Io stesso ho iniziato a lavorare all'istituto dopo aver avuto un contatto con lo sportello sulla sordità. Poi c'è la mediateca dove lavoro io, per questa qui dove siamo oggi, che invece si occupa di cultura. Si occupa di cultura e anche in questo caso è una funzione unica. Nel senso che in Italia non esiste un'altra biblioteca pubblica, un altro ente culturale pubblico che si occupi esclusivamente e specificatamente di sordità. Si occupi di offrire servizi culturali solo, esclusivamente alle persone sorde, significa non è che ci occupiamo solamente di sordi, però facciamo in modo che il patrimonio culturale sia accessibile alle persone sorde, per cui in questa mediateca non distribuiamo materiali senza aver prima fatto i sottotitoli, senza aver curato la presenza di un interprete o senza aver curato opportune modifiche che la rendano accessibile alle persone sorde. Dall'altro lato, proprio come centro culturale, operiamo anche in senso inverso, nel senso che le persone sorde non sono solo oggetto di un trasferimento di cultura, cioè quindi fornire prestazioni di accessibilità al patrimonio culturale, ma operiamo anche in senso inverso, nel senso che le persone sorde sono portatrici di cultura, anche loro producono cultura con la lingua dei segni, vengono realizzati film, poesie, performance. I sordi comunque sono una comunità, hanno una lingua, e quando c'è una comunità e una lingua c'è anche una cultura. E quindi il nostro lavoro è anche valorizzare, sostenere, far conoscere, difendere e conservare questa cultura. Per esempio noi organizziamo il Festival Internazionale del Cinema Sordo, il cinema esattamente. È un evento che permette una vetrina alla cultura, al mondo dei sordi, una vetrina internazionale, come ce ne sono veramente molto poche in Italia, soprattutto a livello culturale. Ma essendo un lavoro che esce da una mediateca, esce da questo posto, è anche un'occasione di conservazione importante, perché organizzare il festival significa ricevere materiale. Siamo inviati film, cortometraggi, documentari che noi conserviamo e inseriamo nel nostro patrimonio. Questo significa che abbiamo una collezione di materiali di cinema sordo forse tra i più importanti d'Europa, perché nessun festival in Europa delle dimensioni del cinema si occupa in maniera esclusiva e sistematica di cinema. Per cui noi adesso abbiamo un fondo cinema con un quantitativo di film direttamente realizzati dai registi sordi o comunque in lingua dei segni, che io sappia nessun'altra istituzione ha una collezione di questo genere, perché nessun'altra istituzione si può avvalere del festival, diciamo che tutto si unisce.
Poi tra le varie attività dell'istituto ci sono anche quelle relative alla ricerca, alla progettazione, perché comunque oggi tutte le istituzioni, sia pubbliche che private, ci muovono e lavorano per progetti, è anche un sistema per coinvolgere numerose associazioni che ospitiamo. Lavoriamo molto con le scuole, qui al piano accanto, su questo piano, proprio la porta accanto alla mediateca, c'è una scuola, c'è tutto un corso scolastico dalla scuola materna fino alle medie, e poi c'è un distaccamento che non è ospitato nel nostro edificio, ma comunque arriva fino alle superiori, collaboriamo con l'università, quindi noi ci preoccupiamo di accompagnare l'istruzione dei sordi dalla primissima infanzia fino all'università, cioè io faccio consulenza per le tesi alle persone che vogliono laurearsi con un argomento sordi dalla lingua di segno, o addirittura persone sorde che vogliono semplicemente laurearsi ma hanno bisogno di sostegno, perché non sempre le università aiutano le persone sorde in maniera esaustiva, tante volte sono molte ore di interpreti che tendenzialmente finiscono là il servizio universitario. D'altro canto, proprio in questa stanza vengono i bambini da scuola infanzia, mio figlio va a scuola giù all'asilo e i bambini vengono qui a fare dei laboratori di lettura, e questa è anche un'attività molto importante perché le persone sorde hanno difficoltà maggiori con la lettoscrittura, nel senso imparare a leggere e scrivere un insieme di competenze, tra cui competenze importanti sono quelle della processazione fonologica, e la persona sorda ha dei problemi con la processazione fonologica perché non sente, e quindi strutturare delle attività di lettura, dare un sostegno all'apprendimento dell'italiano scritto è molto importante, e noi lavoriamo molto in quel settore, è una cosa che poi accompagnerà, spesso accompagna gli studenti sordi fino all'università, è uno di quei famosi colli di bottiglia, nel senso che se non segui tutto il percorso fin dalla prima infanzia, non padroneggi l'italiano letto e scritto in maniera adeguata, poi diventa sempre più difficile accedere a livelli occupazionali di un certo livello. In cosa consiste il metodo bilingue che viene utilizzato quindi per l'insegnamento? Allora, la scuola con cui collaboriamo di più, che sarebbe quella che è proprio ispirata dentro l'istituto, è uno dei più importanti esperimenti di scuola bilingue in Italia. Significa che è una scuola dove vengono usate sia la lingua dei segni che l'italiano. Non vengono usate contemporaneamente, ma vengono usate come due lingue autonome, e però l'educazione viene impartita in entrambe le lingue, ci sono delle ore in una e delle ore nell'altra. Si differenzia da altre forme, come ad esempio l'educazione bimodale, che tende a utilizzare la lingua dei segni come sostegno per l'apprendimento dei italiani. Faccio un esempio, in un'educazione bilingue c'è il momento dell'utilizzo della lingua dei segni. La lingua di segno è una vera e propria lingua, ha una sua struttura, una sua grammatica, una sua sintassi, segue delle regole proprie, e quindi con queste regole proprie, tra l'altro, come tutte le lingue, produce arte, produce bellezza, produce qualità, ci sono persone che hanno un'espressività maggiore o un'espressività minore. Il metodo bimodale, che è diverso dal metodo bilingue, il metodo bimodale è un metodo invece che utilizza la lingua dei segni come supporto della lingua italiana, ovvero si utilizza la lingua italiana, ma i segni vengono eseguiti vicino al corpo e vengono eseguiti seguendo le regole della grammatica italiana. Questo significa che è un uso strumentale della lingua, molto poco espressivo, la lingua viene compressa in delle regole di funzionamento che sono quelle dell'italiano. In particolare tra lingua di segno e lingua parlata, la differenza non è come comprimere il francese dentro le regole della lingua italiana, si parla anche di lingue in modalità differenti. Cioè, una è visivo gestuale, l'altra viene veicolata sul canale sonoro, se pensate, con la voce, è proprio una diversa modalità espressiva. Ed è molto difficile, in verità, che si arrivi a un livello di espressività linguistica se non si segue le modalità di una lingua che sono proprio una lingua. Faccio un esempio, quello che può aiutare a comprendere questa radicale differenza per chi non conosca la lingua dei segni. La lingua parlata può dire, è una concatenazione di parole che dice qualcosa. La lingua dei segni può dire, perché ogni segno è collegato a un significato, ma può anche mostrare,
ovvero la lingua dei segni, può mostrare quello che sta dicendo sfruttando le strutture coniche. Questo significa che si può distaccare anche da quella che è definita la forma citazionale di un segno e può anche dire più cose simultaneamente. Cioè dire due persone che camminano affiancate si fa eseguendo un solo segno. In italiano bisogna costruire. Che succede? In quel momento sto mostrando che le persone camminano affiancate, non camminano in fila, ad esempio una dietro l'altra. Questa è una qualità che nelle lingue di segni struttura in modo completamente diverso alcune parti della loro sintassi, della loro grammatica, del loro utilizzo. E quindi quando si va a comprimere questa lingua in una dimensione altra, quindi si pretende che segua, ad esempio, la grammatica dell'italiano, entra in una funzione più strumentale, meno artistica, meno espressiva. Ma più bimodale cerca di preservare entrambe le cose, perché comunque le persone sorde vivono in un mondo che usa principalmente le lingue orali e quindi deve imparare quantomeno a leggere e scrivere l'italiano, ci si augura e ci si sforza che impari anche comunque a comprendere il labiale, a parlare. Però bisogna comunque, il principio è che si salvi l'utilizzo di una lingua in senso pieno, espressivo, completo, proprio come strutturazione del sé. In particolare perché fin dalla prima infanzia non è facile apprendere una lingua in maniera spontanea. Questo è un argomento importante che poi interesserà tutto il discorso sulla sordità, per cui è meglio farlo subito quando una persona nasce e apprende una lingua in maniera spontanea e naturale. E infatti si dice che questa lingua viene acquisita. Nessuna memoria di come abbiamo imparato la lingua madre viene acquisita in maniera naturale e spontanea, e nemmeno ti ricordi come, quando e perché eri troppo piccolo per ricordarlo. Poi dopo le lingue si apprendono. Si apprendono studiando, si apprendono formandosi, andando a scuola, incontrando altre persone, viaggiando all'estero, ma l'apprendimento, essendo una questione non naturale, può anche fallire, può riuscire più o meno bene. Il principio dell'educazione bilingue di base è che un bambino che nasce sordo non può acquisire in maniera naturale una lingua che non sente, la può semplicemente apprendere. Per cui, secondo alcune ricerche, acquisire in maniera naturale comunque una lingua, che è quella segnata che viene acquisita in maniera naturale, fornisce una base per uno sviluppo degli apprendimenti successivi e quindi degli apprendimenti delle altre lingue. E quindi essere bilingue in due modalità, come lingua di segni appresa in maniera naturale e poi dopo una lingua appresa in maniera, diciamo, artificiale, cioè un processo di formazione diventa più facile. In più struttura meglio la persona, struttura la capacità proprio linguistica, le capacità di articolare, di sviluppare la funzione del linguaggio prima ancora che una determinata lingua. E questo poi tra l'altro è stato rilevato come un guadagno per tutti, c'è anche bambini utenti bilingue che frequentano scuole di lingue buone, traggono un vantaggio. Grazie. Come lei ha anticipato, noi siamo all'interno della media visuale, che è nata nel 2003 e che comprende da un lato una biblioteca storica, quindi una raccolta, un archivio di testi sull'argomento, quindi sulla sordità e sulle lingue dei segni, dall'altro sfrutta le nuove tecnologie per la comunicazione e l'apprendimento delle persone sorde. Nello specifico, quindi focalizzandoci proprio sul lavoro della media videoteca, della media visuale, mi scusi, quali sono le tecnologie che maggiormente sfruttate e che possono essere sfruttate anche magari all'esterno? Allora, il discorso delle tecnologie parte inizialmente con l'utilizzo delle tecnologie assistive. Faccio un esempio, la famosa LIM, lavagna interattiva multimediale, una delle prime attività, uno dei primi eventi messo in piedi della media visuale, io ancora non lavoravo qui, fu proprio un corso per insegnare agli insegnanti l'utilizzo della lavagna interattiva multimediale, perché consentiva delle strategie molto visive all'interno dell'insegnamento. Però nel corso degli anni la cosa è anche cambiata, per tutta una serie di motivi. Da un lato rimane forte l'impegno sulle tecnologie assistive, ad esempio noi organizzeremo quest'anno per il secondo anno consecutivo
una specie di evento fiera di incontro tra start-up che si occupano di tecnologie assistive e il pubblico, le persone di udienza sorda e i operatori di settore che si vogliono interessare a questa cosa. Abbiamo invitato Intendine, che è una società che ha dei dispositivi su palmare, su orologio, che ti avvertono e ti segnalano della presenza di determinati rumori, determinati allarmi, è collegato al campanello di forno, alla doccia, all'acqua. Pedus, che è un sistema di telefonate a distanza che traduce una telefonata parlata in una telefonata scritta. Abbiamo i programmi di interpretare a distanza, come dici, utilizzarci a nuovi reading, sono sottotitoli in diretta sul proprio smartphone e tablet, però visti direttamente al cinema, tu vai al cinema, usi l'applicazione di nuovi reading e vedi i sottotitoli sincronizzati al film che stai vedendo in qualsiasi cinema, dal multisala a Roma al piccolo cinema di periferia in Pacino. E questo è importantissimo perché i sottotitolati sono dubbissimi e generalmente sono quelli in lingua originale, per cui costringe chi viene con te a venire a vedere i sottotitoli insieme a te, e non tutti amano vedere i film sottotitolati. Però che succede? A un certo punto ci si è accorti, soprattutto grazie allo sviluppo delle tecnologie, che in verità l'utilizzo delle tecnologie è importantissimo per le persone sorde, le tecnologie digitali, le tecnologie di rete, trasmissione dati, anche a prescindere dall'utilizzo delle tecnologie assistive. Cioè, il passaggio a internet, le chat, le videochiamate con lo smartphone, la possibilità tramite i social network di rimanere informati e mettendo i video dentro Facebook, immaginiamo la possibilità di inserire i video dentro Facebook, ha dato una diffusione della comunicazione tra i sordi e le persone udenti. Con WhatsApp io posso mandare un video con una persona che sente, ma posso scrivermi con una persona che parla, significa che per la prima volta ho scardinato tutti gli ostacoli di comunicazione che poteva avere mio nonno sordo al tempo della sua generazione. Posso comunicare sia in lingua dei segni, sia in italiano, sia con i sordi che con gli utenti. Però non è una tecnologia che è nata per i sordi, è una tecnologia che è nata autonomamente. Che significa questo? Che a un certo punto ci siamo resi conto che il lavoro non è più semplicemente creare tecnologia specificatamente rivolta alle persone sorde, ma anche integrare proprio i cambiamenti profondi nelle capacità cognitive, nei sistemi relazionali, cioè la nostra vita viene modificata radicalmente, come impariamo, come conosciamo, come ci comportiamo, come gestiamo le nostre relazioni. È stato sordi utenti modificata radicalmente dall'avvento delle tecnologie digitali. Allora quello che facciamo noi, scopriamo che tanto non è dedicarci a tecnologie assistive ad hoc, ma a capire come questi cambiamenti possano avere delle ripercussioni positive sulle persone sorde. E quello che è un lavoro molto più bello, molto più grande, molto più utile, molto più entusiasmante. Fermo restando che queste tecnologie assistive, di cui ti parlavo anche prima, hanno un'importanza fondamentale per le persone sorde. Il braccialetto che ti avverte che hanno citofonato alla porta è comodissimo. La possibilità di vedere i sottotitoli al cinema è comodissima, però è un discorso un po' più ampio quello della tecnologia. È in particolare per i sordi, perché la possibilità di video è proprio una rivoluzione epocale per la comunità sorda. Tu immagini, la lingua dei segni non viene scritta, non c'è una forma scritta della lingua dei segni, esiste il sign writing, però non è un uso diffuso, è uno strumento molto sofisticato, anche molto, fatto molto bene, interessante, quindi se ne occupa il CMR, tra l'altro c'è un adattamento per la versione italiana, è stato fatto dal CMR, il Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, che tra l'altro sta al piano di sopra della Mediteca, siamo tutti vicini, lavoriamo tutti l'uno accanto all'altro. Però una persona sorda non è che comunemente sappia usare il sign writing, è uno strumento che ancora deve diventare di uso comune, non so nemmeno se mai lo diventerà di uso comune. Quindi le persone sorde non hanno modo per regolare il proprio messaggio linguistico nello spazio e nel tempo, se non con il video che cattura il segnato e manda. E quindi il semplice utilizzo del video in digitale, che costa poco, si fa col telefonino,
ha rivoluzionato completamente un mondo che era abituato a doversi incontrare faccia a faccia e sapere veniva trasmesso, facciamo un esempio, la stessa lingua dei segni. Questo istituto era diviso in maschi e femmine. Alcuni segni erano diversi tra la parte maschile e la parte femminile. I segni di questo istituto erano leggermente diversi dai segni che venivano fatti in un istituto che stava a Monteverde, l'istituto Guadagni. Perché? Perché nel momento stesso in cui è l'incontro faccia a faccia che determina l'uso della lingua, non c'è una forma scritta razionale che resta da qualche parte. Il sapere, ma anche la stessa lingua, deve passare di incontro in incontro e quindi le variabili sono di più, tant'è che la lingua dei segni italiana si sta modificando, si sta più omogenizzando a livello nazionale proprio grazie alla diffusione dei video, un po' come è stato Mike Buongiorno per l'italiano degli anni 50, cosa ha fatto? È andato in televisione, poi gli italiani sono passati direttamente da essere analfabeti a guardare la televisione, questo lo sappiamo. L'Italia, post-unitaria, arriva al 70% di analfabeti. Non ha fatto a tempo entrare nell'età della grande diffusione, la grande alfabetizzazione che arriva alla televisione. Questa l'Italia è stata fatta lì. Dunque, e ha nominato proprio l'Istituto delle Scienze e delle Tecnologie della Cognizione del CNR e insieme a questo istituto, l'Istituto per Sordi, Statale per Sordi di Roma, con l'Associazione Italiana di Storia Orale, promuove la scuola di storia orale in lingua dei segni italiana. Nel mese di settembre si sono svolte proprio 3 giornate di studio su questo argomento. Può dirci come sono andate quelle 3 giornate e quali obiettivi si pone questa scuola? Allora, quello della scuola di storia orale in lingua dei segni è un progetto che dicevo prima. Però quando sono arrivato qui come storico, era il 2010, è stato uno dei percorsi che io mi ero dato fin da subito, una delle cose a cui sarei voluto arrivare. E si collega anche a quello che avevamo detto prima della disponibilità del video in digitale, nel senso che essendo oggi finalmente disponibile con strumenti di uso quotidiano come uno smartphone, con costi a livello di registrazione anche nulli, perché lo smartphone, la memoria, il file, dei costi di gestione molto bassi, se non nulli, significa che finalmente si può in maniera sistematica e diffusa prendere il messaggio delle persone sorde, quello che dicevamo prima, la lingua dei segni non ha un corrispettivo scritto, per cui prima andare a prendere la storia, la cultura, il messaggio, la memoria delle persone sorde comportava sempre o un dispendio molto ingente di mezzi, strumenti, la pellicola, la telecamera, la cineprese, una cosa molto impegnativa, oppure una sua trasposizione in un sistema come quello dell'italiano scritto, che creava però una spaccatura, perché poi spesso questa trasposizione è proprio la raccolta, non veniva fatta neanche dalle persone storiche direttamente, ma era occupava il compito di ricercatori, anche se poi c'è un progetto, uno dei primi in Italia, del CNR, che è dentro il famoso libro Passato e Presente di Virginia Volterra e Giulia Porcari, che è uno dei primi e più conosciuti prodotti di storia delle persone sorde. In cui ci sono delle interviste che sono state raccolte, sono state video registrate, ne ho visto anche un pezzo, l'abbiamo visto al corso, poi quelle interviste sono diventate un pezzo di questo libro sulla storia dei sordi. Che succede però che sono circolate principalmente su carta e soprattutto, visto che sono state fatte alla fine degli anni 80, registrarle non è stato come oggi, per cui un qualsiasi sordo mette un telefono su un treppiede e comunque registra l'immagine, quelle telecamere sono diffuse a prezzo accessibile a tutti quanti. Quindi che succede? Finalmente la comunità sorda può produrre e conservare proprio nella propria lingua, nel proprio codice linguistico, la propria memoria e la propria cultura. E questo chiama in causa pure gli archivi, però, perché gli archivi e le istituzioni sono chiamate oggi a conservare questo materiale, soprattutto in un'assenza di fonti scritte, nel senso le fonti prodotte dalle persone sorde spesso sono più in video che non in cartaceo. La memorialistica scritta delle persone sorde non è così
diffusa come la memoria linguistica scritta delle persone utenti, per il discorso che facevamo prima, per arrivare ad apprendere l'italiano scritto orale è un percorso complicato. I sordi scrivono anche molto bene, esistono anche degli scrittori sordi, però non è diffuso l'uso espressivo della scrittura, è molto meno diffuso rispetto all'uso strumentale, cioè i messaggi, le lettere, le comunicazioni. Allora col video uno salva anche l'espressività piena, quella ricchezza di una soluzione linguistica di qualità. È anche un modo per conservare la memoria, per produrla e conservarla direttamente in lingua dei segni, direttamente coinvolgendo le persone sorde. Però come dicevo, le istituzioni devono intervenire, perché il video ha la facile reperibilità, il video non è, offre un file tenuto nella memoria del computer di un privato. Non è per niente una garanzia di conservazione. La carta si sa che dura molto tempo, anche conservata dentro un cassetto di una persona a casa. Si sa che la carta dà delle garanzie molto lunghe di conservazione. Il video no, quindi le istituzioni devono intervenire anche perché per la prima volta le persone sorde possono raccontare e raccontarsi, possono raccontare la propria storia, il proprio punto di vista sulla storia, la storia reale è proprio questo. È proprio il frutto della consapevolezza del passaggio dalla storia alle storie, ai punti di vista molteplici. Per certi versi è anche una storia, definiamola controegemonica, nel senso che la comunità sorda, la lingua dei segni, ha vissuto vicende travagliate. Sappiamo tutte, le persone che si occupano di sordità sanno benissimo che sulla fine dell'Ottocento, nel 1880, c'è il famigerato congresso di Milano. Da quel momento in poi però l'utilizzo delle lingue dei segni dentro le scuole si è progressivamente ridotto fino a essere confinato, quando sopravviveva in quelle occasioni, nelle occasioni informali. Cioè dentro le aule la lingua dell'istruzione non è più stata una lingua italiana e la lingua dei segni, come dicevamo prima, la scuola bilingue. La lingua dell'istruzione è stata solo l'italiano. La lingua dei segni è stata tendenzialmente confinata al medico privato. Che succede? È una lingua svilita. È una lingua svilita perché è fuori, viene percepita effettivamente fuori, è fuori dalle dinamiche di potere. Quindi la lingua dell'insegnante, la lingua della cultura, la lingua del potere è l'italiano. La lingua dei segni ne veniva proprio esclusa. E quindi la stessa comunità sorda si è trovata a vivere un senso di esclusione molto più forte di quello che possa essere oggi, perché proprio la tua lingua, il tuo canale di accesso alla cultura, alle relazioni, viene considerata come una cosa di minor valore, se non addirittura non riconosciuta come lingua. Però le persone sorde spesso non hanno nozione. C'è una cosa che va capita di quanto è importante questa storia della lingua dei segni. È che una persona sorda non è che ha un'opzione culturale tra una e l'altra lingua, in realtà alle volte non ha granché un'opzione tra una lingua di segno e una lingua parlata, non può scegliere tra la lingua di segno e la lingua italiana come una persona udente sceglierebbe tra l'italiano e il francese, cioè un'opzione principalmente culturale. Quando noi diciamo che un migrato di seconda generazione impara l'italiano e non conosce più la lingua di provenienza, è una perdita in un'ottica multiculturale, però è una perdita culturale. Quando una persona sorda, come è successo dal 1880 fino ad anni recenti, viene forzata a imparare solamente la lingua orale e viene comunque considerata come una lingua non degna, non adeguata alla lingua dei sogni, lì viene concessa un'opzione culturale per le due cose. Si dimentica che l'opzione lingua orale poi investita di tante altre ulteriori difficoltà, non c'è dubbio, può non farcela a padroneggiare pienamente una lingua parlata. E questo è un fatto che va preso in considerazione. E invece dal congresso di Milano un po' questa cosa è stata tenuta in secondo ordine rispetto alla necessità di omologarsi alla lingua italiana, quindi oggi anche a livello culturale che c'è maggiore sensibilità riguardo alle lingue dei segni. Anche il momento in cui è culturalmente possibile fare questa cosa, poi il sistema di istruzione delle persone sorde è molto migliorato. All'epoca delle persone che intervistiamo quando facciamo queste raccolte, noi persone anziane hanno fatto la scuola negli anni 30, anni 40, anni 50, e l'istruzione delle persone sorde era molto povera. C'è proprio una frase, un famoso educatore di ordine dice bisogna dargli quel tanto di lingua, ovviamente italiano,
che serve per il commercio quotidiano, ovvero per il lavoro e per le relazioni di base, ma non viene insegnato, i contenuti vengono subordinati all'apprendimento proprio dell'esecuzione formale della lingua. Tant'è che pertanto i tempi sordi non prendevano neanche la licenza elementare, ma gradi di accertamento di cultura. Tendenzialmente al sordo si insegnava un mestiere, si insegnava quella base di lingua italiana che serviva per integrarsi un minimo della società e si mandava poi nel mondo. Bene. Io vi ringrazio per questa lunga chiacchierata, grazie. E speriamo, insomma, che in questi minuti chi ha potuto guardare questo video abbia appreso delle cose che, insomma, sono una realtà che è importante e che spesso non ha il giusto spazio. Grazie.